focus oggi sui Fang, perché vogliamo cercare di capire cosa sta accadendo. Abbiamo parlato tantissimo, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, ovviamente li ripercorriamo tutti, anche se li conosciamo, sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando. Ti lancio subito una provocazione, perché lo scopo è capire, come leggiamo in sovrimpressione, se conviene ancora investire, se possono dare assolutamente degli spunti interessanti. La provocazione è questa: c'è chi sostiene che invece il loro effetto stia svanendo. Secondo qualcuno, altra provocazione, poi ti do la parola, Giorgio. Questo, a partire da questo, no, dall'effetto che starebbe svanendo, potrebbe essere questa una buona notizia per gli investitori, che potrebbero ampliare ancora di più il loro portafoglio di investimento, cioè non concentrarsi solo magari su titoli che, soprattutto in questo periodo di Covid, di emergenza, sono stati al top rispetto ad altri comparti che ovviamente sono stati penalizzati, ma appunto adesso possiamo veramente guardare a più ampio raggio. Cosa ne pensi? Partiamo da questi due spunti. Ok, io penso che per quanto riguarda il settore tecnologico, e quindi parliamo di FANG, i principali titoli che hanno costantemente tirato al rialzo il mercato negli ultimi 3 anni, credo ci sia ancora spazio verso l'alto, sempre in riferimento ai prossimi 3-4 mesi. Abbiamo davanti ancora incrementi in termini percentuali, secondo me, nell'ordine del più 7, più 10%. Potrebbe sembrare una cosa un pochino assurda. È chiaro che se non sono posizionato oggi in acquisto sui titoli come Apple, Microsoft, Google, Facebook, è un pochino difficile entrare perché siamo costantemente sulla parte alta di questo ormai range che perdura da 3-4 mesi. E siamo nella parte alta, sui massimi storici. Apple ancora nelle ultime sedute ha segnato i massimi storici. È chiaro che è difficilissimo comprare e spesso quando si vanno a comprare questi massimi storici poi si resta un po' con il cerino in mano. Se invece la mia posizione è già consolidata, ho queste posizioni long da mesi, se non qualche settimana, quindi nell'ultimo periodo, io continuerei a restare ancora investito, magari ridurre un pochino l'esposizione. Ecco, come dicevi benissimo tu, qualcuno dice di ribilanciare un pochino il portafoglio. È chiaro, è una buona scelta, anzi, andrebbe fatto questo proprio in previsione di un ribasso che potrebbe concretizzarsi a partire dai prossimi mesi. È chiaro che devo andare un pochino a bilanciare. Non è facile poi spostare parte del capitale dai titoli tecnologici ad altri settori. Prima parlavo del bancario, ma ci sono, potremmo considerare anche il settore dei viaggi, che nelle ultime settimane è in decisa ripresa. Se ripensiamo e guardiamo un pochino i grafici, sta andando così. Per cui ecco, non è semplice spostare e rifare questo bilanciamento, però potremmo considerare in effetti un po' di tirare i remi in barca sui titoli tecnologici. Se andiamo a Certo. fare una valutazione di fondamentali, è chiaro, su una base fondamentale, che è estremamente difficile indicare quale può essere il tetto, il plateau nella parte alta dei vari titoli tecnologici. È difficilissimo perché i numeri fondamentali in effetti non rispecchiano quelle che sono le quotazioni dei principali titoli, Manuela. Pensiamo solo ad Apple. Siamo ad un passo dai 3.000 miliardi di capitalizzazione, manca davvero poco, forse un punto percentuale o poco meno. Il prezzo è di 179 dollari ad azione. L'incremento dall'inizio dell'anno su Apple è del 35% sul prezzo di acquisto. Se guardiamo gli altri titoli, abbiamo Microsoft, che è il secondo titolo per capitalizzazione, più 50% rispetto a 12 mesi fa. Google, più 67% rispetto al gennaio di questo anno. Tesla, siamo ad una quotazione del più 38% e anche qui come capitalizzazione si sta salendo tantissimo, quasi un trilione di dollari, quindi quasi 1.000 miliardi, per cui continua ad affluire tutto questo capitale sui titoli tecnologici e credo che la mia idea è, come dicevo prima, che ancora per qualche mese vedremo affluire questi capitali, anche perché le principali compagnie tech espandono sempre di più diciamo, i propri rami. Ormai non è più solamente il social No, o la distribuzione, si sta ampliando il certo. portafoglio a tantissimi servizi. Ecco, ti do altre percentuali che si aggiungono a quelle che tu hai dato per riportare un po' il tema, cioè a spiegare perché ti ho fatto questa domanda, no? Se l'effetto sta svanendo, che non sono io che lo dico ovviamente, ma insomma qualche analista è concorde nel dire che la situazione potrebbe cambiare, perché l'anno scorso i 5 titoli più grandi, quindi appunto quelli che abbiamo già nominato, Apple, Microsoft, Amazon, Meta, che è Facebook e Tesla, hanno contribuito al 37% dei rendimenti del mercato. Quest'anno, giusto per mettere a confronto, fino alla fine di novembre i 5 maggiori titoli, lo stesso gruppo con l'eccezione di Alphabet al posto di Meta,
quindi cambio di questo, hanno contribuito solo all'8% dei rendimenti del mercato. Questa è fonte Morningstar, giusto per dire anche chi ha fatto questa analisi. Questo si confronta con una media del 3% dal 2009 al 2019. Peraltro, proprio abbiamo sentito anche gli analisti di Morningstar Italy che ci hanno confermato queste percentuali. Quindi diciamo che analizzando su base annua, cioè di anno in anno, si vede effettivamente, Giorgio, il calo che hanno avuto i Fang. Sì, quell'effetto, come dire, polarizzante di capitalizzazione sui titoli, è vero che un pochino, in effetti, potremmo dire che sta scemando, ma al tempo stesso dobbiamo dire anche fare un'altra considerazione. Sulla base di questi dati che hai appena riportato, è vero che, cioè, ci consigliano di stare attenti effettivamente. Perché? Perché nel momento in cui vedremo scemare un po' di più l'attenzione su questi titoli, il mercato andrà giù secco del 10% nel giro di pochissimo. E questo, diciamo, movimento ce lo fornisce anche un altro dato, ce lo indica un altro dato. Se consideriamo il ribasso che c'è stato nelle ultime 2 settimane, con il mercato che era andato giù, parlo di mercato americano, che era andato giù di circa 5 punti percentuali, su quel movimento di ribasso, quindi di fine novembre, inizio dicembre, siamo a 2 settimane fa, su questo movimento di ribasso di 5 punti percentuali, considerate che oltre il 20% dei titoli che compongono lo Standard & Poor's 500, quindi il 20% di 500 titoli, era giù di oltre il 20%. Sì. Quindi il mercato continua ad essere sostenuto sicuramente da questa capitalizzazione sui principali titoli, però giustamente, come dici tu, esposi in pieno questi numeri, nel momento in cui dovesse continuare a scemare e vedremo un'uscita di capitalizzazione, quindi di interesse ai principali investitori dai quei titoli FANG, è chiaro che il mercato andrà giù a picco. Magari ci si sposterà su altri titoli, ma non vedremo un rimbalzo forte del mercato come si è concretizzato ora in queste ultime giornate. Benissimo, e questo è il nostro focus della giornata, uno dei nostri focus della giornata, Fang, conviene ancora investire, che trovate su poi sul nostro canale YouTube.